Da oggi è disponibile anche in Italia una nuova indicazione di trattamento dell'asma degli adulti con un noto agente muscarinico a lunga durata d'azione. Approfondiamo il tema con il professor Walter Canonica, qui a Milano, in occasione di una conferenza stampa che ha fatto il punto sulla gestione dell'asma e le novità della terapia. Allora, professore, qual è la novità terapeutica emersa da questo incontro? Beh, la possibilità di utilizzare un nuovo lama, cioè sarebbe un agente antimuscarinico a lunga durata d'azione, il tiotropio, che peraltro è stato utilizzato ed è utilizzato nella broncopneumopatia cronica ostruttiva, ma finalmente abbiamo la possibilità di utilizzarlo in modo assolutamente registrato anche per l'asma. L'asma moderato severo ed è un trattamento che viene ad aggiungersi ovviamente a quelli tradizionali, quindi allo steroide inalatorio e altri broncodilatatori che agiscono ovviamente sul recettore beta-adrenergico. Questo cosa significa? Significa che avere una broncodilatazione che agisce da due parti con due meccanismi diversi, aiuta al paziente ad avere una migliore situazione, un migliore controllo dei sintomi. E come si inquadra questa nuova opzione di trattamento nell'ambito delle linee guida attuali GINA sul trattamento dell'asma? Ecco, questo è fondamentale perché non solo abbiamo la registrazione anche per l'asma, ma l'inserimento di questo farmaco anche nelle linee guida internazionali che sono state ovviamente riprese anche dalle linee guida nazionali e nei vari stadi di malattia che ovviamente sono regolati da differenti severità, l'asma moderato, quindi lo step 4 e lo step 5, l'asma moderato e l'asma grave possono avere l'inserimento di un farmaco come il tiotropio. E per finire, quali pazienti traggono beneficio da questa nuova modalità di somministrazione di tiotropio come trattamento aggiuntivo alla terapia di mantenimento con corticosteroidi inalatori e LABA? Beh, sicuramente coloro che non sono sufficientemente controllati dalla terapia a cui lei faceva riferimento. E aggiungiamo anche un dato importante, che il tiotropio si avvale della monosomministrazione. È un farmaco a lunga durata d'azione, quindi dura 24 ore. Questo sicuramente nell'ambito di un'aderenza al trattamento può essere sicuramente vantaggioso per i nostri pazienti.